L'Italia non è più italiana, ma riusciamo a farla diventare di nuovo italiana o una battaglia persa? No, io credo che non ci siano battaglie perse, non sarei qua stasera, non andrei in giro, non scriverei libri se non pensassi che ci sono battaglie da vincere. Certo che è difficile vincerla perché per troppo tempo abbiamo sottovalutato il problema, abbiamo creduto che bastasse aprirsi al mondo, mentre invece proprio nel momento in cui ci si apre al mondo bisogna imparare a difendersi. Questo vale per le aziende, vale per i nostri prodotti agricoli, vale per la nostra cultura, vale per la nostra lingua, vale per tutto quello che noi abbiamo. Più ci si apre al mondo, più bisogna imparare a difendere le nostre radici e le nostre tradizioni. Però dobbiamo chiuderci noi stessi o dobbiamo essere aperti al mondo? No, ma io credo che oggi l'apertura non sia una cosa in discussione, è di per sé. Tu mi stai intervistando con un telefonino, è un simbolo di un mondo che ormai è connesso. Con un telefonino compri le azioni, muovi le azioni in tutto il mondo, ci colleghiamo in tutto il mondo. Quindi oggi l'apertura non è più in discussione, è un fatto. Non a caso io dedico il libro a mia figlia Alice, che è una della nuova generazione che è cresciuta nel mondo, i suoi amici sono nel mondo. Però la cosa che io cerco di far capire è che proprio nel momento in cui ci sono più aperture, si vede a caso della via della seta cinese, si vede a caso della scala a Milano con gli arabi, nel momento in cui ci sono più relazioni col mondo è più importante difendere le proprie radici, che noi invece stiamo perdendo. Il problema è nostro, che dobbiamo imparare a difendere, altrimenti non c'è relazione con il mondo, c'è sottomissione. Quindi l'Italia può ancora dire la sua? L'Italia è un paese straordinario, l'Italia è un paese che ha un valore straordinario, il marchio Italia è uno dei marchi più apprezzati nel mondo, i marchi italiani sono ambiti, si vede l'ultimo caso della Pernigotti, si vede tutti i nostri marchi, però non possiamo farceli scippare via, si vede a caso Pernigotti, da multinazionali o fondi finanziari stranieri che arrivano, li prendono, trasferiscono le aziende altrove. Quello non possiamo fare, è un paese meraviglioso, ma proprio perché è meraviglioso dobbiamo difenderlo. E in più venite a sentire parlare di un libro fastidioso da uno che ha la voce più fastidiosa delle persone.